Salve a tutti ragazzi, sono sempre con Mezzo e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto volevo salutare i vecchi e i nuovi iscritti. Ciao! E poi volevo dirvi che dopo, solo dopo aver visto questo video, dovete andare, passare dal canale di Craig Genetic. Vi lascerò il link in descrizione, che è colui che mi ha fatto il background del canale, mi ha fatto anche degli avatar che prima o poi col tempo userò, giusto per cambiarli ogni tanto. E vi ricordo che dovete andarvi a iscrivere alla pagina Facebook per restare sintonizzati su tutte le novità, su tutti gli aggiornamenti che farò sul canale, per i sondaggi, il fuck you time, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andatevi a iscrivere al canale di Craig Genetic e alla mia pagina Facebook. Oggi vi voglio parlare di un argomento secondo me molto spinoso, ovvero la presenza o meno dei trofei, degli obiettivi, se parliamo di Sony, Microsoft, nel multiplayer di qualunque gioco esso sia. Ovviamente ci sono punti a favore e punti a sfavore di questa cosa. Io ho cercato di ragionare come se fossi anche nelle vostre teste e, a seconda quello che penso io, vi darò prima i punti favorevoli e poi i punti sfavorevoli secondo me, e poi vi darò una panoramica generale di quello che penso io. Quindi partiamo con i punti favorevoli. Il primo punto favorevole è che secondo me ogni tanto si può comunque trovare qualche trofeo veramente divertente da fare in compagnia e che quindi non ti fa pesare la sua presenza, quindi lo fai volentieri, ti metti d'accordo con un amico e lo fate volentieri, quindi questo non ti fa pesare la presenza del trofeo che appunto esegui, lo vuoi completare con molta felicità e contentezza, diciamo, usiamo questo termine, non so se esiste. Contentezza, non so come lo vedete voi, ma qua c'è scritto contentezza. Sì, contentezza, esiste contentezza, non lo sapevo. Vabbè, secondo punto, secondo me comunque la presenza di trofei alza la competizione e il livello di sfida durante la gara. Per esempio si possono incontrare trofei come arriva primo durante il deathmatch a fazioni, intanto parliamo di Battlefield, arriva secondo, arriva terzo, quindi ti dà comunque un input per aumentare il livello di sfida durante la suddetta gara. Terzo punto, dà l'input generale di comunque giocare al multiplayer, perché se vedi che ci sono un numero sostenuto di trofei magari fattibili, non troppo difficili, nei limiti della difficoltà, insomma ti dà un input, dici vabbè, giochiamo al multiplayer, ci facciamo qualche ora di gioco, svisceriamo il multiplayer, facciamo i nostri obiettivi, i nostri trofei e via andare. È opportuno dire che ci sono giochi basati sulla modalità online, sulla modalità multiplayer, e quindi la presenza di trofei è pressoché obbligatoria, quindi per questo ci mettiamo l'anima in pace se li teniamo. Passiamo ai punti sfavorevoli. Beh, uno dei punti sfavorevoli che incontriamo con maggior frequenza è semplicemente quella di vedere un multiplayer inserito in un videogioco che dopo 2 settimane, esagero, dopo 2 settimane non ci gioca più nessuno, è completamente vuoto, deserto, come se non ci fosse neanche la modalità multiplayer, e dopo 3 settimane chiudono ovviamente i server. E quindi per i fanatici del platino ci attacchiamo a sta minchia, perché non potremo mai prenderli se ci sono trofei online, non c'è la gente, chiudono i server, ci inculano, non possiamo prendere il platino. Secondo punto sfavorevole è che secondo me a volte inseriscono dei trofei veramente troppo difficili, nauseanti, asfissianti, in magari multiplayer che non sono neanche l'eccelso del signore che scende in terra, e quindi ti costringono a boostare da soli, per esempio Tomb Raider, oppure in Max Payne, che ci sono degli obiettivi assurdi, arriva al livello 70 che devi giocare 20 giorni dietro fila e non potrai mai prenderli, quindi ti costringono a boostare come dei sacchetti della spesa da solo, come un idiota, come un mongolo. Non prenderai mai quel trofeo, tu boosti, tu giochi da solo, ma sai benissimo che non riuscirai mai a prenderlo quel trofeo, è impossibile. A volte inseriscono dei trofei che sono veramente troppo difficili. In Max Payne ce n'è uno che devi raggiungere il livello 50. Il livello 50 io ci ho giocato, perché a me il multiplayer di Max Payne mi è piaciuto. Il livello 50, ma io ci ho giocato dei giorni interi e sarò al livello 17.
sali di livello in una maniera atroce, pianissimo, e devi arrivare al livello 50 e non puoi boostare, non puoi giocare da solo. Tomb Raider invece sono dei, cioè un, mi sembra devi arrivare al livello 70, però c'è una modalità in cui puoi boostare. Per chi non sapesse cosa boostare, vuol dire che giochi da solo, sei te da solo nella mappa, da solo ti fai i tuoi giochini e prendi i tuoi punti da solo. E poi comunque terzo punto, chi se ne fotte comunque del platino, se ne fotte assolutamente dei trofei che ci sono nella modalità online. E poi comunque la gente è molto, la maggior parte della gente è molto contenta se nel multiplayer non ci sono online, proprio per il primo motivo, perché se comunque non riesci a, se non c'è tanta gente, non riesci a prendere i trofei, dopo proprio ti fai, è una presa in giro, alla fine è una presa in giro. Quindi alla fine la mia opinione finale, io sono molto combattuto sinceramente, se devo essere sincero, su questa storia non mi so ancora dare una risposta definitiva, non sono neanche sicuro di quello che voglio io alla fine. Perché? Perché se c'è un multiplayer senza trofei, faccio un esempio, Far Cry, c'è il multiplayer ma non ci sono i trofei, a me io non ho voglia di giocarci, non ho voglia di sviscerarlo, non ho voglia di salire di livello, non ho voglia di magari gustarmelo dettagliatamente. Senza trofei io sinceramente del multiplayer me ne frego, perché appunto Far Cry non è un gioco basato sul multiplayer. Se fosse stato il Far Cry di oggi con i trofei online, io ci avrei giocato molto più volentieri. È anche vero che io volevo prendere il platino di Singularity, ma non è stato possibile perché non c'è più nessuno online, e quindi non posso prendere il platino, e questo mi dà fastidio che abbiano messo, magari perché all'inizio c'era un po' di gente, ma poco dopo ho smesso di andarci, perché ovviamente la gente non è che sta sedimentata sul multiplayer di Singularity, quindi a me sinceramente mi tira il culo non poterlo prendere, non so voi. Infatti ragazzi, ve lo chiedo, io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, credo di aver trattato un argomento abbastanza spinoso, lo volevo trattare anche perché io sono molto combattuto. Volevo sapere cosa ne pensavate appunto. Quindi ragazzi, fatemelo sapere in un commento cosa pensate voi della presenza o meno dei trofei, degli obiettivi all'interno della modalità online di qualunque gioco sia. Io sono convinto che magari in giochi come Cold o Battlefield siano opportuni anche per comunque migliorare l'esperienza di gioco. Battlefield io ci giocherei anche se non ci fossero gli obiettivi. Questa è la differenza, che Battlefield è basato sul multiplayer, allora io ci gioco online. Ma se un titolo come Far Cry non è basato sul multiplayer e non ci sono neanche i trofei, io faccio molta, molta fatica a giocarlo. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Volete o non li volete questi cazzo di trofei nel multiplayer? Fatemelo sapere. Parlo anche di obiettivi ovviamente, non ve la prendete. Fatemelo sapere con un commento, un video di risposta, quello che vi piace, quello che vi pare. Vi esorto a lasciare un mi piace, un commento, un consiglio, iscrivetevi alla pagina Facebook ragazzi, fatemi sapere tutto quello che vi pare, sapete che io accetto tutti i consigli della storia. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Menzo e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.